Buongiorno. Desidera? No, veramente lei che desidera me. Cioè, ti devo dire che l'amministratore del condominio dice che la parabola della televisione è leggermente orientata a destra. Beh, sa, col governo Berlusconi, insomma, dovrei salire sul tetto. Sopra, sul tetto? Purtroppo. Lei la vede la televisione? No, non la vedo, mai. Nemmeno io. Però che vuole, gli altri condomini la vogliono vedere. Prego, si accomodi. Ma faccia presto perché devo scrivere. Sì, sì. Permesso? Prego, prego. Ecco, guardi, questa è l'antenna. Vede un po' lei quello che c'è da fare. Va bene? Facca, che vista. C'è la Madonnina che sembra quasi che l'abbracci. Senta, faccia quello che deve fare, io torno al mio lavoro. E quando ha finito mi chiama. Chi è? Lei, signor Sironi? Sono io. Sì, è sua la micro rossa parcheggiata qua fuori? Sì, perché? Che è successo? Ma perché gliel'hanno ammaccata. Io ho visto tutto, ho preso anche il numero di targa, ma l'investitore è scappato via. Sì, va bene, scendo immediatamente. Oggi è giornata, eh. Scusi, antennista, esco un attimo, la lascio solo per qualche minuto. Non si preoccupi, tanto c'è la Madonnina. Vabbè, va. Ma che l'hanno presa a martellate? No, è stato un gippone con una signora. Ha sbandato? No, era distratto, andava forte, parlava al telefonino, non aveva neanche le cinture di sicurezza, roba da levare 10 punti. Ma quali punti? I punti della patente. Senta, a me non interessa nulla della patente. No, guardi, la patente è una cosa molto importante. Senza patente non si gira il mondo. Ma se sono sempre a casa a scrivere. Ma perché lei scrive? Signori continenze? Sì? Che piano? Ultimo piano, l'attico. Dai, andiamo. Anche la gomma mi ha bucato. Eh? La gomma. Ah sì, sì, anche lo specchietto, sì, sì, sì. Ma come ha fatto? Ora le racconto tutto. Stavo uscendo dal tabaccaio. Sì. Perché sai, io sono ancora uno di quegli ultimi pirla che fumano, no? Sì, anch'io. Anche lei è un pirla? Sì, per favore. Vabbè, uscivo dal tabaccaio. Stavo per attraversare la strada perché sai, io sono ancora uno di quegli ultimi pirla che prima di attraversare la strada guarda a sinistra, a destra, no? Il prologo è importante, per cortesia. Lei è uno scrittore? Sì. Dovrebbe saperlo. Va bene. Mi avviavo fuori dal tabaccaio. Prego, si accomodi. Guardi che terrazzo. Ma no, guardi che meraviglia, eh? C'è la Madonnina che le viene proprio in bacio. Ma io a vivere qui mi sentirei una miracolata. Il miracolo è trovare il grano con quello che chiedono al mese. No, mi scusi, 150 metri più 100 di terrazza, vista d'uomo, il miracolo è che costa solo 5.000 euro. Ha ragione, Sandrino, è un'occasione unica. Beh, pensiamoci un momento, dai. No, mi dispiace, Sandrino, ma l'unica cosa che non abbiamo è il tempo per pensarci. C'è una lista d'attesa che non finisce più. Se vuole, staccare subito a segno e tutti a casa. Dai, Sandrino, stacca. Stacca, stacca, questo vuole anche la caparra. La caparra? 3 mesi anticipati, al minimo, eh. 3 mesi anticipati? 15.000, uè, non sono mica bruscolini, eh. Sei il solito braccino. Poi non ti lamentare se viviamo in Corso Buenos Aires, secondo piano vista muro. Dai, non fare così, su, fermati. Non essere capricciosa come una bambina. Che numero era la targa? Potrebbe essere VC. Toilette. Vercelli. A chi lo intesto? A me medesimo, che poi sarebbe lei. Puoi fare una bella girata? Anche in nero. L'importante è che non sia in rosso. Comunque, se vogliamo ufficializzare, sono 7.500. No, 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 va bene così, in nero, in nero. Poi, ma a me cosa mi dà in cambio? Ma come cosa le do? Una bella ricevuta, no? E il contratto? Il contratto oggi pomeriggio alle 16 in agenzia e le do le chiavi. Grazie, Sandrino. Però basta con questa storia del braccino, eh? Basta, signora, col braccino. E dia la manina. Faremo morire di invidia tua sorella, perché l'ha menata tanto col suo villino a Milano 3. E invece noi, Madonnina in bocca! Ha scritto tutto? Sì, sì. Eh beh, scrittore. Sì. Grazie, eh. È stato molto gentile ad avvisare. Dovere. Grazie. Prego. Accidenti. Io avrei terminato. Sì, beato lei. Invece a me una stronza mi è venuta addosso alla macchina ed è pure scappata. Non è possibile. Sì. E adesso devo uscire a fare la denuncia. È che questa città è piena di mascalzoni. Sì, ma questa me la paga, perché fortunatamente giù c'era un testimone che ha visto tutto. L'auto, la dinamica dell'incidente, la targa. E che lei c'ha la Madonnina che la protegge. Sono io con le Madonnine. Vabbè, complimenti per il suo lavoro, eh. Grazie. Se riesco a finirlo. Il documento che ho promesso. Ma quanto ci hai messo? C'aveva il braccino. Vai. Corso Buenos Aires. Banca Popolare di Sondrio, agenzia 7. Vola!
Andiamo, che è tardi. Giacomi, ma che hai fatto? Ti sei già vestito da sciatore? Ci ha dormito con la tuta. Così domani mattina stai già in forma? Buongiorno, signor Gastone. Ah, buongiorno, signora Di Nardo. Buongiorno. Andiamo a sciare? No, andiamo al mare. Abbiamo messo il costumino sotto. Abbiamo acquistato una multiproprietà in Montagna Cortina. Ah, complimenti. Facciamo le prime due settimane di febbraio e poi le ultime due di agosto. Beh, straordinario. Residence bellissimo, nuovo di zecca. Beh, se avete bisogno di qualche tela mi venite a trovare in galleria, eh? Ringrazio, ma pare che sia già tutto arredato. Ah, senta, signor Gastone, siccome si è rotto l'allarme, non è che per caso ci fa uno squillo lei al cellulare se dovesse accadere qualcosa, mentre siamo fuori? Senz'altro. Sa che si può fidare di me. Grazie. Arrivederci e buone vacanze. Grazie. Benissimo. Che bello avere un vicino di casa così disponibile. Però una brava persona. Questa è la fortuna. Buonuomo, potrebbe indicarmi il residence Miramonti? Ah, non sei poi locale, pieno di residence. Magari. Ha detto che non lo sa perché qui è pieno di residence. Ma il residence Miramonti è nuovo, di recente costruzione. Cai ha fatto sudo apparvutto, iedrio merinacera croves. Dice che hanno costruito dappertutto e hanno rovinato tutta la montagna. Ma è italiano, sì? Sì. Perfetto. Puoi chiedere dov'è la strada? Senta, la strada per località Cima Sotto. Così lo so dire pure io. Allora, sempre dritto, 2 chilometri in ante, c'è tal cartel Cima Sotto. Ah, dice che bisogna andare sotto. Ehi, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Dovrebbe essere qua. Beh, sì. La montagna è la stessa. Gli alberi sono quelli. E il residence è questo? No, cosa dici? Il residence non c'è, Roberto. Ti dico che non c'è. Sì, sì, c'è la montagna, la neve, una vista stupenda. Peccato che il residence non c'è. Grazie tante del bel regalo, eh. Mi hai dato proprio una bella patacca. Scusi, che tipo di patacca ha avuto? Quella. Anche voi la prima quindicina di febbraio, eh? E la seconda quindicina di agosto. Ah, quindi l'avete preso in quel posto due volte. Noi solo in febbraio. Ma il residence veramente non c'è? Le sembra di vedere un residence? C'è un residence qui? Ma io ho pagato 40.000 euro. Io invece solo 36.000 perché era esposta a nord. Bel culo. Sì, certo che solo a te succedono certe cose, eh. Solo a me. Adesso telefono, faccio uscire immediatamente il residence. Già fatto. Ho provato anch'io, c'è un disco che continua a ripetere che il numero non è attivo. E a quest'ora l'agenzia l'avranno già sbaraccata. A quest'ora si stanno già mangiando i vostri soldi. Papà, non infierire, per piacere, eh. Ladri, vigliacchi, schifosi, ladri e vigliacchi. Scusa, Walter, ma il residence dov'è? Scusi, il residence Miramonti. Benvenuto nel club dei pataccati. Pataccati? In che senso pataccati, scusa? Nel senso che fa parte anche lei del club. E lei chi è? Un presidente. Luigi, mi raccomando, tu non mi hai mai portato qui. E con mia moglie... Acqua in bocca. Bravo. Trovati un posto. Poi ti chiamo. L'ufficio denunce? Al secondo piano. Grazie. Perfetto. Eccoci qua. Una bella firmetta per uno, per favore, lì, dove c'è il segno. Senta, commissario, secondo lei quante possibilità abbiamo di acciuffare questi truffatori? Statisticamente poche. Andiamo bene. Invece realisticamente? Ah, realisticamente anche meno. Ma scusi, ma allora che l'abbiamo fatta fare la denuncia? Rimane agli atti e poi va ad incrementare l'archivio. Pensi che queste sono solo le prime due settimane del 2004. Non ti preoccupare, amore. Il residence lo ricompro. Ma cosa vuoi che me ne importi dalla casa in montagna?
Io vorrei altre cose da te. Mamma, io ho fame. Dai, pazienza un attimino. Io stamattina ho preso soltanto un caffè e latte. Uno stuzzichino, è vero, non ci starebbe male, no? Papà, ma come fai a pensare a mangiare in questa situazione, eh? Io c'ho lo stomaco che è tutto un nodo. In fondo suo padre ha ragione, ci volesse proprio una bella pizzetta. Suocero, suocero, non è mio padre. Comunque te ne fam. Beh, allora se avete fame venite da me, no? Un ristorante proprio qui vicino. Dai, ci mangiamo una cosa tutti insieme. Fate anche le patatine fritte? Certamente. Col ketchup. Ketchup. Oh, scusate, ma fate anche la pizza? Pizza. Con la bufala? Bufala. Buono, veniamo, andiamo. Andiamo. Che facciamo? Andiamo anche noi? Come faccio? Per uscire ho dovuto inventare una balla pazzesca. Dai che mangiamo. Certo, perché per me non ha mai tempo. Monica, ti prego. Pensavo fossi in montagna, non mi sono organizzato. Va bene. Ragazzi, aspettate, arrivo anch'io. Vita d'inferno la doppia vita, eh? Anche lei? Magari. Con lo stipendio che prendo non riesco a farne una di vita. La vita è una truffa continua, dal giorno in cui nasci fino a quando ti mettono sotto terra. Se non sai truffare, soccombi. Sopravvive solo chi fotte il prossimo. Più fotti, più campi meglio. Sì, diciamo che non è il modello di vita della gente per bene, eh. No, vive meglio chi fotte ultimo. Sì, parole sante. Io faccio il chirurgo plastico, no? E onestamente, devo dire la verità, ho sempre fatto del bene al prossimo. Ma lei le fa le fatture? Se me le chiedono, le faccio. La devono proprio minacciare, insomma. Senta, guardi, non è il momento. È un brutto periodo questo qua. Ho perso quasi tutti i clienti. 6 mesi fa ho avuto un incidente sul lavoro e... Oh, ma vi siete fatto male? Ma no, non io, una mia cliente attrice. Le avevo rifatto le tette, no? Poi se n'è andata in aereo e durante il viaggio gliene è scoppiata una, ma... È pericolosissimo. Perché cosa? La decompressione dell'aereo. Stai zitto. Poi cos'è successo? È successo che mi ha denunciato. Poi è andata in televisione da questo qui, no? Mi ha rovinato, va bene? Non ho capito, chi è quello? Il conduttore, che cosa fa? Bravo, quello lì. E poi, tra l'altro, non era neanche scoppiata proprio veramente del tutto. Un po' a terra, sta. Diciamo si era un po' adagiata, ecco, un po'. Sgonfietta. Certo, esatto. Tutta una montatura per farsi pubblicità. Tutti imbroglioni. Non c'è salvezza. Ma come mai il colonnello mangia da solo? È perché se... È perché... Eravamo in 16 e siccome mio genero è superstizioso... Allora io mi sono, insomma, messo... Non fa niente, non fa niente, va bene così. Alla salute di tutti, alla salute. Alla salute. Salute. Alla salute. Dai, Lionello, andiamo. Veronica si è addormentata. La prendi tu in braccio? Dai. In braccio la prendo. Sì, andiamo a andare. È una parola. Ho già 2 ernie. Andiamo, amore. Vabbè, andiamo. A proposito, se doveste avere notizie positive sulla multiproprietà, fatevi sentire, non abbattetevi e soprattutto stiamo uniti. Signor Fabio, com'è il suo cellulare? C'è male, ce l'ho da un annetto. No, signore, volevo il suo numero. Ah, certo. No. Mi dà il suo numero? Sì, è 3... Sì, sogni d'oro. Questa è la mia fregatura. È una fregatura sentimentale e sono quelle che non passano mai. Giacomino! Giacomino, dove sei? È tardi? Eccomi, papà. Prendi la banana. Sempre sta banana prima mattina. Dagli il cappuccino qualche volta. Vabbè, ma gli fai l'acido. Grazie, la zuppa banana ind. Andiamo, andiamo. Ecco. Giacomino, la sciarpa! Mamma, guarda! Alle manette! Come il distretto di polizia! Ma che ha fatto? Diceva che si occupava di quadri, che era un gallerista. Invece un gran truffatore, tirava i bidoni. Niente di meno pure lui. Cosa da pazzi. Buongiorno dottore. Buongiorno. Che faccio? Lasci pure la macchina qua. Ma siamo in terza fila. Tranquillo. Ma lui c'è il vigile che fa le multe. Tranquillo. Questi levano i punti, quando sono fornuti mi dai tu? Come, le multe non si prendono. Tranquillo? Tranquillo. Ecco dottore, anche oggi è andata, niente multa. Bravo Omar, sei una sicurezza. Ciao Di Nardo. Buongiorno.
Come mai sei qua? Non eri andato in settimana bianca? Sì, ma poi è diventata nera. Nera? In che senso? Lasciamo perdere, per favore. Ti girano, eh? Al centrifuga. Ricardo? Sì, direttore? Vuoi venire un momento dal mio ufficio? Vogliamo parlare. Subito. Centrifuga. E sciacqua. Mi ascolti bene, Di Nardo. Tra 5 minuti esatti aprirà il servizio di consulenza al pubblico. Lei si sente pronto? Più o meno sì, ma per che cosa? Lei è responsabile dei rapporti con la clientela? Certamente, direttore. Allora è molto probabile che tra poco lei sarà assalito da una folla di gente inferocita. Ma inferocita con me? No, con la banca. Vabbè, che fa allora? Ma scusi, ma lei non ha sentito la radio stamattina? No, perché? Che cosa è successo? Ci sono notizie catastrofiche dalla borsa di Johannesburg. Sono crollate le azioni della De Vers. Ma mica i diamanti? Sì. Il fondo scudo che abbiamo spinto negli ultimi mesi per i nostri correntisti? Esatto. È crollato? Quasi a zero. Porca puttana! Ci eravamo appena salvati con la Parmalat. Calma, Di Nardo, non perdiamo la calma. E lei faccia ricorso alla sua consumata diplomazia. Madonna mia, non ci posso credere, com'è possibile? Come cazzo è possibile? Ma Di Nardo è impazzito. Non è una tragedia, direttore, un guaio troppo grande. Come si fa adesso? Io posso capire il suo attaccamento all'azienda, ma tutto sommato il problema non è suo. Invece sì. A furia di convincere i clienti che era un investimento sicuro, mi sono convinto pure io e ho investito. A fangula, a borse, i diamanti e tutto Sudafrica. Poi dice che una diventa razzista. Scusi, direttore! Di Nardo, muoviti! Non riesco più a tenerli! Truffatori! Un momento, arrivo! Cercate di capire. Ho detto un attimo, c'è un problema. Mi raccomando, Di Nardo, diplomazia. Solo diplomazia. Nient'altro che diplomazia. Vada. Esce ancora sangue? No, purtroppo si è fermato. La belva della signora De Romanis ha preso la targhetta di ottone col nome mio sopra e me l'ha data proprio di taglio. E ha fatto benissimo. Come ha fatto benissimo? Eh sì, perché con tutto quello che succede in questo paese, soltanto un deficiente che lavora in banca da 30 anni è capace di investire tutto in un fondo scudo in Sudafrica. Ma non lo senti come suona tarocco, scusami? Non urlarmi, distrai il bambino, sta giocando. Ma sei un pirla! Ma non ti permetto di parlarmi in questo modo davanti al bambino, chiaro? Lo deve sapere anche lui che suo padre è un pirla. L'hai già detto prima, non glielo ricordare. Il grande finanziere, lui, il nuovo Tronchetti Provera, ha sotterrato gli zecchini nell'orto dei miracoli, eh? Hai sbagliato orto, che pozza fa? 150.000 euro in fumo, ma te l'avevo detto io. Il mattone, compriamoci una seconda casa, no? Io l'ho comprato in montagna, ci chiappato un mattone in fronte. E infatti sei un pirla! Che ci posso fare io se viviamo in un mondo di ladri schifosi? Ma la volete smettere di urlare in questo modo? Basta! Ma chi è? Il ladro dei quadri? È tornato stamattina. Ehi, ma che sei tornato? Che la voleva gli stamattina? Com'è che già è tornato a casa? Perché ha gli arresti domiciliari. Oh, la terribile condanna! Ti arrestano, dopo 12 ore ti fanno tornare a casa con l'autista, ti fanno dormire nel tuo letto, vedere la tua televisione, lavarti nel tuo cesso e, se necessario, bussare al muro per zittire il vicino che alza la voce. Perché pare che a San Vittore non ci fosse neanche una cella libera. È normale, bisogna truffare un anno prima se vuoi trovare posto a San Vittore. Credo proprio che tu abbia sbagliato mestiere. Papà, perché non diventi truffatore anche te? Non preoccupa, l'anno prossimo, se prenoto in tempo, ci va pure papà a San Vittore. Buonasera. Buonasera. Desidera qualche cosa? Potrei entrare un attimo? Veramente non può entrare, no? E agli arresti domiciliari, lo so. Non può entrare nessuno, non posso ricevere telefonate. Però siamo in Italia. Eppure questo è vero. Poi gli agenti di controllo sono appena passati. Ormai se ne riparla domani mattina. Mia moglie ha fatto il ciambellone. Ma che meraviglia! Dentro non c'è nessuna lima, ma è ottimo. Se vuole assaggiare. Fantastico. Prego, si accomodi. Grazie. Mi scusi, per prima. Stavo dipingendo, mi sono infervorato, mi sono messo a urlare. Sì, figuranci, eravamo noi che urlavamo. A volte, sa, tra moglie e marito. Non ci si mette il dito. Le voglio far assaggiare un'ottima grappa. Ringrazio, ma io sono un po' astemio. Poi a quest'ora la grappa blocca lo stomaco. Ma se non ci si aggrappa qualche cosa? Giusto, aggrappiamoci. Questa l'ha fatta un mio amico ergastolano.
Grappa al peperoncino. Ogni tanto ci facevamo anche gli spaghetti. Grazie. Complimenti, è veramente una bella casa, arredata con gusto. Non me l'aspettavo. Da un truffatore? No, non ho detto questo. No, lo dica, lo dica. Per carità, non mi sarei mai permesso. No, lo dica, se lo pensa lo deve dire. Ma lei è veramente un truffatore? Per lo Stato, forse. Ecco. Ma io mi considero un artista. Però se lei pensa che gli artisti manipolano, trasfigurano la realtà, allora sono un truffatore anch'io. Figura. Né più né meno degli autori di questi quadri che vede qui in giro. Ma perché questi quadri non sono veri? Sono veri. Sono veri. Veri falsi. Veri, cioè? Cioè falsi molto, molto veri. E anche quello che ha venduto a me è un falso molto vero? No, quello è una vera cagata. Ah, ecco. Importante che sia una cagata autentica. Assolutamente, un gentiloni in prima maniera. Ah, ecco. Non farei mai una sola a un mio vicino di casa. Volevo dire. Io e i miei clienti me li spizzo, me li scelgo con cura. Persone che hanno bisogno di illusioni. E io non faccio altro che esaudire i loro sogni. E poi li frega. I sogni sono sempre una fregatura quando ci si sveglia. Peccato che sia finito pure il suo di sogno. Com'è che poi l'hanno beccato? È colpa del mio complice, un imbecille. Stavamo facendo una piccola truffa immobiliare e sono risaliti a me. Ma per caso la truffa là del Residence Miramonti? Ma quale Residence? Villa Stupinigi. Ah. No, io non c'entro niente con la sua fregatura sulle Dolomiti. E come fa a sapere proprio il posto preciso? Non ho capito, scusa. Come faccio a saperlo? Queste pareti sono sottilette. Qui si sente tutto, eh? Sente tutto? Certo. Quindi ha sentito anche che io sono un pirla? Purtroppo sì. Mi dispiace. No, dico mi dispiace per quella fregatura che ha preso in banca. Si figuri, ormai ci sono abituato alle truffe. Forse più di lei. Però come truffato? Ma farsi truffare è facile. È truffare che è difficile. E lì ci vuole un certo talento, ci vuole vocazione. Bravo, esattamente. Lo sa qual è la mia vocazione? Bancario fesso ed onesto. Io se avessi solamente un pizzico del suo coraggio, della sua arte, lo sa che farei? Cosa farebbe? Che poi si fa niente. Con la faccia che mi ritrovo mi beccherebbero subito. Eppure... io vedo in lei, morfologicamente, artisticamente, una faccia da talpa. Io? Eh? Mia madre mi chiamava Topino. Talpa non me l'ha mai detto nessuno. La stessa famiglia, sa? Nasetto pronunciato, baffetti. Una talpa da banca. Un complice al di sopra di ogni sospetto. E secondo lei io veramente sarei capace di fare questa talpa? Assolutamente sì. E che fa la talpa? La talpa scava. Scava e quando la galleria è pronta, esce fuori e fa il colpo della sua vita. Da sola? Ma no, la talpa non agisce mai da sola. Ha bisogno di complici. Persone normali o talpe pure loro? Artisti come me o gente incazzata con la vita come lei. Guarda, 800 posti, un impianto Dolby perfetto. Questo è un locale che fino a 10 anni fa faceva tutto esaurito ogni fine settimana. La domenica sera era una festa. Poi sono arrivato quei cornuti che americani che multiplex, 22 sale. E sono stato costretto a chiudere. Resta come un pazzo. Sono pazzo, io non ci dormo la notte. Ottimo. Come ottimo? No, nella sua situazione anche la truffa del Residence Miramonti non è stata un tranquillante. Per favore non mi parli di quella truffa perché ogni volta che ci pensi mi sale il sangue alla testa. Io perciò gliene sto parlando. È stata la più grande delusione della mia vita. Uno stato d'animo praticamente perfetto. Perfetto per cosa? Per fare una controtruffa. Contro chi? Contro il sistema. Ma quale sistema? Il sistema. Il sistema in cui viviamo, questo mondo di ladri che ci circonda. No, scusi, ma aspetti un attimo, ma che cosa ha capito? Io sono una persona per bene. E perché io no? Come vanno gli affari, eh? Ve lo dico io. Allora io tra tasse, IVA arretrate, cambiali, fornitori, ho debiti per 500.000 euro. La faccia mia. Quasi un miliardo delle vecchie lire, insomma. Buono. Vabbè, allora se dovete fare i conti in tasca, oggi non è giornata, ok? No, facciamoli questi conti. Con calma esaminiamo la questione nei minimi particolari e sfumature. Particolari, sfumature, questo... Ragazzi, un miliardo di debiti. Quindi lei è un po' arrabbiato, lo è? No, arrabbiato io. Io sono avvelenato, incazzato nero. Perfetto. Magnifico. Perfetto, magnifico. Ma non è che per caso siete venuti qua a prendermi per il culo? No. Più che altro a salvarglielo. Professore, hanno suonato alla porta. Ne apre, no? Ma non avevamo appuntamenti oggi. Ma già, come sempre del resto. Chi sarà?
Forse una paziente nuova che non sapeva della tetta scoppiata. Faccia meno la spiritosa, eh? Vada ad aprire. Corro, professore, corro. Mica tutti guardano gnegnegne alla televisione. Dai, dai, professor Lionello, che si risorge. Su. Avanti. Professor Lionello. Salve. Come va? Siete voi. Cos'è, mi portate delle buone notizie sulla nostra multiproprietà? Eh? Hanno trovato qualche traccia? Li hanno trovati questi figli di puttana? Che sti pure sta ingazzata, Nire. È perfetto. Allora, li hanno trovati o no? Niente, negativo. Porco mondo lurido, schifoso, ma che sfiga però. Infatti la situazione è tragica, stanno guaiate, non c'è più niente da fare. Allora cosa siete venuti a fare? A proporle un'operazione di chirurgia plastica. Voi a me? Ai. Se le interessa, le rifacciamo il suo conto in banca. Dottore, glielo facciamo passare da così a così. È una sesta. Facciamo una quarta? Hai visto la scuppiana da oggi? Per essere incazzata sono incazzata, anche molto. Però sono una persona onesta, scusate. Beh, ma questo nessuno l'aveva messo in dubbio, credo. Ma no. Come? Mi state chiedendo di diventare una truffatrice? No, signorina Monica, il fatto è che lei è fisicamente perfetta per il ruolo che noi abbiamo in mente, quello di donna facile, e quindi... Donna facile? Ma come si permette? Nicola si è espresso malissimo. Volevo dire donna facile nel senso di facilmente donna. E volevo dire quello, non l'ho detto bene, eh? Sì, lei è una bellissima donna, eh? Se lo faccia dire da uno che tra l'altro è nel ramo. Vi ringrazio, ma questo ruolo di donna facile non mi interessa. Anche perché non ne ho bisogno. Ricca? No, è ricco il mio lui. C'è già una truffa in corso. Vabbè, a questo punto noi andiamo via. Se avesse qualche ripensamento, al mio cellulare lo usi. Non credo, comunque vedrete che un'altra donna facile la trovate sicuramente. Arrivederci e buona fortuna per la vostra impresa. Brucarla, butta si sfiga. No, non ho detto auguri. Ma sentite. Mi si è detto in culo la balena. Ah, ia, grattatini, ma c'è fatto, non si può mai... Buongiorno. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Ha finito? Dobbiamo entrare in ascensore. Ah. Ma chi è? Il suo lui, ricco, quello che è venuto in questura. Arrivederci, eh. Arrivederci. Tante cose. Roberto, ma che ci fai qui? Hai lasciato tua moglie? No, è lei che mi ha cacciato di casa. Va bene lo stesso, era 5 anni che aspettavo questo momento. Dai amore, non fare quella faccia. Capisco che è stato un trauma, ma vedrai che insieme si supera tutto. Sì, e questa come si supera? Che cos'è? La lettera del suo avvocato. Ti dico solo il nome. Bernardini De Pace. La più tosta matrimonialista di Milano. Leggi, leggi. Siamo stati seguiti per 2 anni da un detective privato. Ti dico solo il nome. Miriam Ponzi, la figlia di Tom. Sto leggendo. Hanno in mano tutto. Fotografie, cassette video dei nostri incontri, intercettazioni telefoniche, il contratto d'affitto di questa casa a nome mio e anche quel cazzo di contratto bidone del residence Miramonti. E allora? Allora. Sono in braghe di tela. Hanno bloccato tutto. Conti in banca, carte di credito, stipendio, in attesa della separazione per colpa. E me la daranno, perché la colpa c'è. E sarei io la colpa? Ma cosa dici, amore? Tu sei la mia vita. Anche tu la mia. Ma siamo proprio poveri poveri. Insomma, ti conviene lasciarmi, trovatene un altro. Ma sei pazzo, non lo dire neanche per scherzo. Faremo 2 cuori e una capanna. Sì, però adesso chi la paga questa capanna? Deve essere la prima truffa seria della storia organizzata da persone per bene. E così ci danno il premio Nobel. Bisogna assolutamente trovare una donna facile. Ma è possibile che nessuno di noi ha una cugina o una sorella di facili costumi? Proprio in questo momento stavo pensando a Soro, tu sai? Allora, punto primo. I parenti vanno tenuti fuori da questa storia, soprattutto le mogli. Obiezioni? No. Obiezioni? E mia moglie ormai ci schifiamo. Siamo a buongiorno e buonasera. La mia, dopo il sì che ha detto quando l'ho portata all'altare, non ha più interferito, quindi... Io, oltre che essere figlio unico, sono anche single. Sono solo. Ma non esistimo, fa una pena esagerata, sai. Ma fossi pure orfano, voglio. Sei orfano, veramente? No, ma no, non è la volta. Ha detto lui, è lui che... Io sono. Pronto? Non sono orfano. Ah, signorina Monica. È ancora valida quella proposta che mi avete fatto? Certamente. Il destino si è divertito a mescolarmi un po' le carte. Ho perso la serenità. Quindi? Ci sto. Accetto.
signori, habemus topona. Se alla fine di tutto avremo svolto i nostri ruoli secondo il piano prestabilito, ad ognuno di noi toccherà qualcosa come 1 miliardo tondo tondo delle vecchie lire. Ma è un'idea geniale, signor Fabio. Lo sa che non me lo sarei mai aspettato da lei? Forse neanche io. Però adesso basta con questo lei, diamoci del tuo. E poi con calma esterneremo i complimenti a Gogo. Certo che io con 500.000 euro risolverei tutti i miei problemi. 500.000 euro? Ma diciamo pure 1 miliardo, dottor. 1 miliardo! Parli più soldi, parli più assai! Tanti e tanti auguri a tutti quanti! Ma siete pazzi a urlare in questo modo? Che ci può sentire qualcuno qua dentro, no? Qualcuno qua dentro? Ma chi ci sente che ci sta un'anima viva? Sta sulla malingunica. Oh, grazie, per il coltello nella piaga che continua a girare, a girare. Ma non ti preoccupare, che mo con il miliardo ti passa tutta cosa. Ma come l'Even... Scusi, devo dar del tu. Come ti è venuta in mente questa idea? Come? Forse l'ho sognata, forse un sogno, sì. Poi una mattina mi sono svegliato e ho ritrovato tutto scolpito in mente, nei minimi dettagli. Ma va, con noi dentro? Con voi dentro, sì. Probabilmente ero talmente incazzato col mondo che l'inconscio ha lavorato per me. Comunque, ragazzi, io avrei fatto 4 conti e vi comunico ufficialmente che per il nostro colpo, tra viaggi, alberghi e costumi, depositi in banca, ci vogliono almeno 30.000 euro. Chi ce li mette? Il denaro per la nostra missione ce li darà una società di assicurazione. E ce li dà così, siccome li siamo simpatici affettuosamente. Ci tasseremo tutti quanti per un totale di 1.000 euro. 200 euro a testa. Io sapevo che l'inghippo ci aveva sta, eh. Stipuleremo a nome di uno di noi una polizza assicurativa contro infortuni. Organizziamo il finto incidente e intaschiamo i soldi del risarcimento. Boh, io non ho capito niente di quello che hai detto, ma il fatto che intaschiamo a me mi piace. Ci sto. Basterà che il prescelto subisca un trauma di qualsiasi natura, purché sostanzioso. Ci sono volontari? Walter, posso avere un'altra mano? Ma non lo calmo, lo stomaco oggi proprio. Me ne porti un altro anche a me, che c'è sto riflusso che non passa. Vabbè, non ci sono volontari, decido io. Beh, possiamo anche tirare a sorte. Brava Monica. Tocca a te. Fare cosa? L'incidente. Il finto incidente. Sì, finto, finto, ma che ti stai preoccupando? Finto. Finto! Così noi indaschiamo. L'ho sognato. Eccolo. Allora? Ok, tutto a posto, firmato. Grande! Fase 2, allestimento incidente. Sì, però se io non vedo tutto chiaro in questa faccenda non partecipo. Tibie e perone, 10.000 euro. Rotole e legamenti, 15.000 polpette. Trovato, trauma cranico, 30.000 euro, perfetto. Perfetto, un paio di palle il trauma cranico. Oh, ma tu calma o no? Allora, Lionello attraversa disinvolto le strisce pedonali mentre Walter arriva con l'auto. Ok, io arrivo e ti punto a tutta velocità. Per finta però. Sì. Poi quando sono tanto così, mi fermo. Anche prima. Anche se fosse possibile, sì. Anche prima. A quel punto cadi per terra e boom, batti la testa. Per finta. E vieni. Per finta. Sì, tutto per finta, ma una buttarella le ha di là, se no che chiamiamo a fare l'ambulanza. A quel punto noi che facciamo i testimoni, diciamo che hai preso una botta tremenda. Brava. E una volta arrivati in ospedale non dovrai fare altro che fingere di non ricordare nulla. Chi sei? Di dove sei? Che fai? Di che sesso sei? È sempre buono, no? Certo. Buono sesso. Referto medico, perizia, risarcimento danni. Uno più ne fa due. Hai ma fatti esordi. No. C'è qualcosa che non mi convince. La perdita di memoria non è opinabile. Poi è difficilmente contestabile. In caso di trauma. In caso di trauma cranico vero non è opinabile. Peggiona a bottarella lì a pigliare. Per fingere me. Ma io non so fingere, Monica. Fingendo si impara. Non voglio imparare. Dottor, la bottarella lì a pigliare. Sì, ma piccolina però, eh. Scusate, c'era un traffico bestiale. Ma che fa? Eh? Che fai con questo? Metti caso che non si fermasse in tempo. Eh già, perché uno mostra attraverso le strisce pedonali con un casco in capo. Perché non può essere venuto col motorino. Cioè, levati questo coso e fai l'uomo. Dai, che Walter è già pronto con la macchina. Senza perdere tempo, ognuno al suo posto. Arriviamoci questo tempo. Doveva essere solo un trauma cranico, per la verità. Secondo me tu risarcimento pure senza buttarello. Pronti? Sai? Mamma mia, mi pare la mummia. Ciao, Lionello. Buongiorno, signori. Desiderano? Oh, Lionello,
Siamo noi. Noi? Chi noi? Noi, i tuoi soci. Soci? Quali soci? Forse con la botta in testa non ci riconosce. No, finge di non riconoscerci, secondo il piano prestabilito. Bella, bella. Hai fatto un ottimo lavoro. Guarda qua, sei stato proprio perfetto. Sì? L'assicurazione ci darà sicuramente il massimo. E quindi avrò il massimo. Avremo il massimo. Mi daranno il massimo. No, ci daranno il massimo. Avrò il massimo. Avremo. Avrò. Lionello, ti ricordi di noi, eh? I soci, ci quotiamo, 200 euro a testa. Non ne ho di soci io, non ho firmato niente. Non si ricorda, secondo me è sotto shock. Secondo me è un figlio di zoccola. Fattemene immediatamente a memoria, altrimenti ti facciamo un trauma cranico che non do scorda più. Suora! Disgraziata voce a tenere però, eh? Suora! Ma che succede? Mi stanno agitando questi signori, mi stanno. Signori, uscite per favore. Un po' di rispetto per i malati. Ma se sta meglio di noi, sta. Ma guarda questo truffatore. Era un denemango trauma cranica. A me, ringraziando il Dio. Ehi, ma Dio, vede e provvede, sorella. Se esiste una giustizia divina, quanto prima provvederà. Ne vivo, vive. Ma signori, per favore, uscite, ma che maniere. Mascalzone col chirurgo plastico. Cornuto. D'altronde, mai fidarsi di chi ti taglia, perché prima o poi ti taglia fuori. Certo. Ho messo un'aggiunta di peperoncino, eh. Vedrà che anche sua moglie mi ringrazierà. Ci siamo fatti fregare dal chirurgo più fesso d'Italia. Ci ha fatto contro Baccotti, ce l'ha fatto. Mica avrà deciso di rinunciare, spero. Per forza. Con la sfiga che mi ritrovo, come faccio il primo passo, mi arresto. No, no, si figuri. Chi è? La polizia. Ma non è beccato. No, sono venuti per il controllo. E dove vado? Si nasconde. Dove? Faccia la talpa. Come? Si metta sotto al tavolo. Che scavo, la galleria? Ma quale galleria? Sotto, sotto. Ma centro? Certo, un topino. Non ci respira qua sotto. Prenda aria e vada in apnea. Arrivo. Buonasera. Salve. Controllo di polizia. Oh, buonasera. Sempre puntuali, eh? Abbiamo bisogno del suo solito autografo. Certo, come no. Via qua, puntato. Prego. Grazie. Come mai quei due bicchieri? Ha fatto entrare qualcuno? No, assolutamente no, li ho preparati per voi. Grazie, non possiamo, siamo in servizio. Ma dai su, sono due grappe fatte in casa, al peperoncino, eccezionali. Vabbè, se insiste. Lei ci corrompe, eh? Saluti. Buona, eh? Ottima. Ecco qua. Grazie. Grazie. Alla prossima. Alla prossima, vi accompagno. Arrivederla, buonasera. Arrivederci. Calma, via libera. Posso? Hai visto come sono fatto gli uomini? Alla prima occasione diventano tutti corruttibili. Non tutti, e comunque mai con una grappa. Quella sotto ha fatto l'effetto peperoncino. Che vogliamo fare adesso? Niente. Senza i soldi dell'assicurazione la truffa non può partire. Siamo tutti inguaiati, senza un soldo. Facciamo una bella cosa. I 30.000 euro ve li do io. Come me li dà lei? Entro in società con voi. Ah, posso accettare? 10%. È un po' caro. No. Però l'idea della truffa è sua. I diritti d'autore si pagano. Ecco, 15.000 euro. La prima tranche. Ah, e la seconda tranche è sotto pancia? Complimenti. Vuole una ricevuta, no? Non siamo mica in banca. Qui è la parola che conta. Questi sono i primi 15.000 euro per le spese iniziali. Successivamente avremo il resto. Dove li hai presi? In banca. Ma che li hai rubati? Ma che cretino, ho chiesto un prestito. Ah. Ma scusa, sarà tutto così semplice? Perché abbiamo fatto tutto quel casino? L'assicurazione, l'incidente, quello in ospedale? Signori, forse non mi sono spiegato bene. Io per avere questi soldi ho dovuto ipotecare la casa. Se il colpo va male me la portano via, chiaro? Scusa, allora hai fatto un bel gesto. Sono un criminale o una persona per bene? Vabbè, se avessi potuto l'avrei fatto anch'io, però qua ormai è già stato tutto così ipotecato. Anche il mio ristorante. Grazie, Fabio. Sei un grande, come possiamo ringraziarti? Voglio il 20% in più. Quanto? Un po' caruccio però, eh? Il colpo è mio, lo finanzio io, i diritti d'autore si pagano. Per me va bene. Oh, ma... va bene pure per me. Ma quel bastardo di Lionello, come lo rimpiazziamo? Chi ci va ai Caraibi? A me non mi dispiacerebbe, però se ci vado io, poi il miliardario russo glielo fa.
Beh, io so stato guardare il corpo, quindi non se ne parla. Poi bisogna sapere le lingue. Io in inglese so solamente dire yes, bonjour. Io invece lo parlo correttamente. Fluentemente. Questa ciuffa mi piace moltissimo. I like very much, ok? Ma non si era detto che i parenti andavano tenuti fuori da questa storia? E che ci posso fare se sta sempre dietro la porta ad origliare? Beh, sono pensionato, non ho nulla da fare, allora... Ma ci possiamo fidare di lui? Giovanotto, lei forse non sa che io sono stato un colonnello di divisione. Anche in gamba? Non so se mi sono spiegato. Beh, in effetti è fidatissimo. Pensa che gli faccio pagare tutti i conti correnti alla posta, le multe, le bollette, luce, acqua, gas, la tassa, la spazzatura. Ha sempre portato il resto, eh. Perfetto, arruolato. Colonnello, lei la domani farà parte della nostra missione. Fase 1. Entra in campo la donna facile del miliardario. E lei come lo sa? Origlia! Sta sempre dalla porta, sta! Buongiorno. Buongiorno. Sono venuta ad aprire un conto. Purtroppo deve andare dal dottor Di Nardo. Grazie. Grazie a lei. Buongiorno. Buongiorno. Facciami i complimenti. Grazie, ma non è troppo. Che troppo? Sei molto, molto in parte. Che cosa posso esserle utile? Sono venuta ad aprire un conto. Che meraviglia, un conto, benissimo. Qual è il suo nome? Monica Puddo. Monica. Ma che fai, mi dai il nome vero? Il mio nome è Maria Rossi. Bel nome davvero, complimenti, signorina Puddo. Rossi, fai imbrogliare presa a te. E qual è la cifra che deposita? Lo sai benissimo, i 10.000 euro che mi hai dato tu. Io lo so, ma devono saperlo anche gli altri. Dillo forte, eh. Deposito 10.000 euro. Oh, Capperi, 10.000 euro, bel gruzzoletto, ma non devi darli a me, devi darli al cassiere. Ah, già, vado subito. Ma non adesso, che stai combinando? Dopo dal cassiere. È che mi sono emozionata, non mi ricordo più niente. Ma fatte 500 prova. Vuoto totale. Chiedimi del tasso. Come va il tasso? Non c'è male, abbastanza bene, cresce. Ma che stai dicendo? Il tasso di interessi. Oh, ma già gli interessi. Quanto mi date di interessi sul mio deposito? 1,5%, signorina. Ma che fa? Mi prende in giro? È il nostro tasso corrente. E lei non può fare di più? Mi spiace, non sono autorizzato. Ho capito. Lei qui conta come il due di picche. Piano piano esageriamo. È l'ultima ruota del carro. Piano piano, stanno guardando tutti quanti. Mi faccia parlare col direttore. Faccio parlare? Stai facendo la figurini. Guardi, facendo una piccola forzatura, io la posso inserire nella nostra convenzione per i clienti top. Interessi sul conto 3%. Grazie, direttore. Lei sì che ci sa fare. Ma le pare, signorina Rossi? Noi siamo qua per accontentare i nostri clienti. E vedrà che non se ne pentirà, perché io nella sua banca verserò molti soldini. Bene. E se non sono troppo indiscreto, lei che attività svolge? Che lavoro faccio? Pubbliche relazioni. Accompagno manager industriali a cena e dopo cena. Sono disponibile anche fuori Milano per i weekend. Ah, ho capito. E guadagna bene? 10.000 botte. Minchia. Cioè, mi scusi, volevo dire perbacco. Sono top. Mi scusi, vibra. Pronto? Ah, ciao tesoro. È un mio amico molto importante. Prego. Come? Arrivi a Milano stasera? Fantastico. Sì, ci vediamo da te alle 9. Sì, nella suite presidenziale. Da Svidania, coniglietto del Volga. È un miliardario russo di nuova generazione. Pensi che dicono che ha un patrimonio di 4 miliardi di dollari. Accidenti, ma che fa? Lavora nel petrolio? Non solo. Costruzioni, pellicce, caviale. E adesso sta comprando anche una squadra di calcio. Ma non sarà mica per caso il proprietario del Chelsea Roman Abramovich? No. Il mio russo si chiama Igor Rabinovich. Mai sentito? Fra un po' ne sentirà parlare. Io, Igor Rabinovich, miliardario russo, eh? No, no, non ci siamo. Yeah, Igor Rabinovich, russo miliardario. Ok. Yeah,
Igor Rabinovich, ruski miliardario. Io, Vladimir Bodyguard, miliardario russo. Ma dai! No, figlio mio, scusa, per favore, per favore. Vladimir, te lo granitel. Ruskovo miliardera. No, si è esagerato. Ruskovo miliardera. E si è esagerato con le U anche prima quando dicevi vuoti. Ma quando mai? Vuoti, no. Devi. Io allora già c'ho la R, adesso anche le U. Allora faccio la guardia del corpo. Allora sto zitto, dico solo da e niente. Bravo. È meglio, senta meglio, è meglio. Ecco. Vabbè. Allora cominciamo con te, me ne fa. È meglio, sì. Ascoltami bene per cortesia. Yeah. Igor Rabinovich. Ruski miliardere. Ruski miliardere. Ruski miliardere. Ruski miliardere. No. Dobri drink, друзья. Prosciutas. E che hai detto? Benvenuti, amici. Complimenti, molto credibile. Ah! È credibile, è una capra. Ma quella capra? Ma che stanza avete preso? Una doppia deluxe. Hai capito quanto costa a notte? 400 euro. E secondo voi un paperone da 4 miliardi di dollari dorme in questa cameraccia doppia col suo bodyguard? Ma io ce l'avevo detto, era una camera troppo modesta. Io al direttore di banca gli ho detto che dormivi nella suite presidenziale. Hai capito quanto costa la suite presidenziale? A parte che è impegnata dallo sceicco la 12.000 suite. 12.000 euro a notte. Andiamo fuori budget, bisogna fare un mutuo. Eh vabbè, ma se dobbiamo fare la truffa pizza e fichi lasciamo perdere. Cielo. Oh, scusate, volevo preparare per la notte. Signora lì, eh? Colonnello! Oh, ma che cosa ci fa qui? Sono venuto a trovare dei miei amici rossi. Ah, buongiorno, signora Lia. Buongiorno. Daniette. E che stai? Io e la signora Lia ci troviamo ogni tanto una sala bingo. Sì, magari ogni tanto, tutte le sere. No. Ah, che stai fai la sera quando porti il cane giù? Perciò non vieni più. Vai giù con bingo. Spero che a me ne vinci qualcosa. No. Io e il colonnello, no, non vinciamo mai. Siamo dei perdenti nati. Ma lo sa che l'altra sera, dopo che lei se n'è andato, mi sono rovinata. Caporetto. No, mi sono giocata il prossimo stipendio. Vabbè, scusate tanto, tolgo il disturbo. Bene. Aspetti un attimo, signora Lia. Sì? Quanto costa una cartella bingo? Ah, un euro. Ci sono 500 cartelle per lei. Cosa volete che faccia? In questo momento la suite presidenziale è occupata dallo sceicco, giusto? Sì, giusto. E questo sceicco uscirà qualche volta dall'albergo? Certo che esce, tutti i pomeriggi va con le mogli a fare shopping dalle 4 alle 6. Quindi dalle 4 alle 6 la stanza è vuota? Sì, momentaneamente sì. Quindi momentaneamente noi ci fittiamo alla suite presidenziale con 500 cartelle. Cosa? Potrebbe rifarci la stanza per domani pomeriggio alle 4 in punto. Ma siete matti? No, siamo soci. Soci? Ma colonnello! È un giochetto. Solo per mezz'ora? No, non me la sento, è troppo rischioso. Signora Lia, pensateci bene, 500 cartelle non so, poco, bingo! No, non posso rischiare. Lei prende le cartelle e noi facciamo bingo. No. 500. 1000. 1000 cartelle. E ci sto. Buongiorno a lei. Buongiorno, signorina Rossi. Salve, direttore. Ho appena parlato con Igor, ci aspetta nella suite presidenziale. Io la ringrazio per aver organizzato questo appuntamento. Ma si figuri, sono sicura che tra di voi può nascere qualcosa di interessante. Anche per me. Sa basta dire. Come? Niente, stia tranquilla. Eccoli in fondo. Benissimo. Buongiorno, Vladimir. Buongiorno. Il dottor Silvestri ha appuntamento con l'ingegnere. Buongiorno. Buongiorno. Un momento. Io bodyguard. A posto. Andiamo? Un momento. Io bodyguard. Vogliamo andare? Sì. Accidenti che appartamento. Ne avevo sentito parlare, è una vera reggia. Lo sa quanto costa a notte? 12.000 euro. Più IVA. Ah,
però, vedo che l'ingegnere ha fatto un po' di shopping. Regalucci, sa, Igor è molto generoso. Oh, buongiorno, coniglietta. Igor, ti presento il dottor Silvestri della Banca Milanese. Ma molto piacere, Silvestro. Piacere mio, ingegnere. Possiamo offrirle un flutte? Sì, grazie. Dai, Silvestro, vieni a fare bagno. Oh, no, 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 io la ringrazio, ma non posso. Tu come gatto, Silvestro, paura di acqua. E allora vieni tu, coniglietta. Sì, la coniglietta nuota. All'anime San Pietroburgo, che piezzo di coniglia acquatica. Vieni, coniglietta, vieni a fare cicchicciacche con Igor in acqua. Coniglietta, quanta carne, carne tenera. Smettila con queste mani, il direttore è venuto per parlare d'affari. va bene, allora io andare subito sotto. Silvestro, tu tifoso milanista? No, veramente interista. Allora io dare a te buona notizia. Sono venuto in Italia per portare mia squadra Dinamo, gioiello rosso-nero, Andrei Shevchenko. Minchia! E Gagliani glielo vende. Da, da, muda, muda. Preliminare accordo già firmato, tutto sicuro, tutto segreto. 50 milioni di euro. Porca paletta. Pagamento tutto nero. Io trasferisco i soldi in Italia da Isole Cayman, conosce? Chi non conosce le Isole Cayman? Il famoso paradiso fiscale dei Caraibi. Su quale banca io trasferire soldi nero di Cayman? Sulla mia. E su quale conto? Su quello della signorina Maria Rossi. Così non lasciamo traccia. Mi sembra perfetto. Silvestro, ma tu tieni una capa tanta. Tu molto intelligente. Sai che portare in tua piccola banca 50 milioni di euro, tu fare grande carriera. Beh, speriamo. Mamma mia. Allora, alla nostra... Lo sceicco! Lo sceicco è nella hall, sta salendo! Mamma, com'è possibile? Appuntamento sceicco petrolio alle 6, no a 5! Ho capito, ma sta venendo su! Ma lei non si preoccupi, ingegnere, tanto ormai noi ci siamo già detti tutto. Io tolgo il disturbo e siamo d'accordo, vero? D'accordissimo, Vladimir, accompagna urgentemente Silvestro, che ha urgente di andare a casa, compagna. Vieni con me, Silvestro, ti accompagno io. Arriva! Mamma mia, che disgraziati, lavativi anche il bagno avete fatto! Guarda che... Oddio mio! Colonnello, Vladimir, mi dia una mano! Ci perdo il posto, quante meriti io! Dov'è il mio vestito? Avete visto il mio vestito? Ma cosa ne so, dov'è il vestito adesso? Eccoli! Dai, dai, muovetevi! Avanti! Forza, sbrigatevi! Fate presto, via, 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 di corsa, di corsa! Su, porta zappetta, su! ستيام وانا طالع هابط في فيا مونتي نابليوني نشري دايما انايا هذوك تقلقت انا شويه كرعيه طابوا من المشي جيبوا لي اتاي في الصالون هابي بيرثدي شيك هابي بيرثدي شيك هابي بيرثدي شيك هابي بيرثدي شيك Tanti auguri da parte della direzione dell'albergo. Voglio aggredire sua altezza questo modesto omaggio floreale. Ma oggi non è il mio compleanno. Davvero? Dice che no. Sarà stato sicuramente un errore del computer, pure ci riportava la data di oggi. Apprezzo comunque il gesto. Bene, allora noi togliamo il disturbo, eh? Sì, andiamo, sì, la lasciamo, sì, correggeremo la data. Arrivederci. La signorina chi è? E chi è? È un altro gentile omaggio della direzione. Mashallah, mashallah, mashallah. E visto che abbiamo sbagliato giorno, sarà per la prossima volta. Quando torno a Milano senza moglie, il regalo glielo faccio io. Va bene. Eh?
Monica, se va male la truffa si è sistemata, eh? Andiamo. Ma che fai, Ruby? No, gli ho lasciato il mio. Siamo uno pari. Se ne piglio una mia moglie, così se ne accorge. E bravo Fabio. La soluzione è geniale. Non era mica facile sgattaiolare da quella suite. In effetti io non sono sgattaiolato dalla suite perché non sono mai entrato. Il merito va a loro. Hanno fatto tutto quanto gli altri. Ma gli altri li ha scelti lei. Si ricordi una cosa, che un buon generale si riconosce sempre dai propri attendenti. E in questo caso i suoi attendenti si sono comportati alla grande. Complimenti, generale. La ringrazio per l'accostamento, ma complimenti a lei per i suoi guai veri falsi. Ma Robetta. Comunque sì, io credo che siamo a buon punto. Eh sì. La prima fase è praticamente archiviata. Il direttore della banca ha ufficialmente avvocato. Possiamo passare alla fase 2. Ecco qua. Questi sono 15.000 euro. Non c'è bisogno di contarli. La seconda tranche dell'operazione Cayman. Vuole una ricevuta? Sulla parola. Ma neanche una grappetta. Ah, la grappetta! La grappetta al peperoncino. Ottima. La ringrazia tantissimo anche mia moglie. Ci credo. A proposito, ma chi ci mandate ai Caraibi? La nostra new entry, colonnello Leonardo Crisafulli. Uno con la gamba offesa, un colonnello vero. Non si butti giù. Anche lei ha le sue belle mostrine. Comincia a sentirmele. Le Cayman. Viene meglio col peperoncino. Take me to the Coral Beach Hotel. Thank you. Thank you. Sir. Guarda, mi hanno dato una bellissima camera. Vedo il mare. Come non te ne frega niente? I soldi. Ah, i soldi. No, 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 non li ho ancora vessati. Papà, ti avevo detto... Aspetta, se non mi fai finire di parlare. Non li ho vessati perché qua oggi è la festa delle banche. E allora? Come allora? E allora vado domani. Apro il conto e li vesso. Nicola, devi stare tranquillo. Tranquillissimo. I soldi, i nostri... I soldi li ho messi nella cassaforte della mia stanza, capito? Tutto sotto controllo. Ciao, ciao, saluto a tutti, a tutto quanto. Ciao. Senz'altro. E allora? Tutto bene, tutto bene. Tutto secondo i piani. Perfetto. A questo punto Monica può fissare l'appuntamento col direttore ed in tale occasione Rabinovich gli comunicherà di aver trasferito i 50 milioni di euro dalle Cayman. Scusate, ma io ancora non ho capito una cosa. Se al colonnello abbiamo dato da versare 5.000 euro, per quale tipo di magia riescono a diventare 50 milioni? Che fa, la moltiplicazione dei pane e dei pesci? È un meccanismo legato ai programmi bancari del computer. Boh, a me lo potete spiegare fino a domani, non lo capirò mai. Perché a me è proprio computer che è arabo, non capisco. C'è il problema, vado a rispiegare con calma. Il colonnello apre un conto presso la National Cayman Bank, versa i nostri 5.000 euro e ne ordina l'immediato trasferimento presso la banca milanese sul conto di Maria Rossi. Il mio. Ma se me ne manda 5.000, ne arriveranno 5.000. E la talpa in banca che ci sta a fare, secondo voi? Ma quale talpa? Mi piazzo davanti al mio computer ed aspetto di visualizzare il momento esatto in cui arriva l'accredito dalle Cayman. La cifra esatta dell'accredito mi lampeggerà solo per un secondo. Giusto il tempo che il sistema di controllo certifichi e verifichi l'autenticità della banca emittente. Cioè, in parole povere, che i soldi arrivano proprio dalla National Cayman Bank. Ho attaccato anche la pronuncia. Direttamente dalle mani di mio suocero. Perfetto. Che cosa succede esattamente nel momento in cui lampeggia la cifra? Dunque, se in quell'attimo io sarò riuscito a cambiare la cifra aggiungendo 4 zeri, i nostri 5.000 euro, come d'incanto, diventeranno 50 milioni. Bravo! Ma davvero è così semplice come dici? Se ci riesco, sì. Altrimenti ha già fatto una figura niente esagerata. Oh, Gesù. E la banca non se ne accorge?
Solo il giorno dopo. Ah. Ma per quello che dobbiamo fare noi, basterà che quei milioni virtuali siano sul conto di Monica solo per poche ore. Ci sono domande? Ma se la banca se ne accorge, oltre alla brutta figura, facciamo molti anni di galera? Altre domande di incoraggiamento? Amaro Carmen. Parco macchine. Quello è il giocattolino che usa Igor quando viene a Milano. Ma lui è socio di questo circolo. Dove c'è un club per miliardari, ti assicuro che lui è socio. In tutto il mondo. Minchia, cioè volevo dire per basso. Oh, ma che cazzo fai? Alzati! Bentornata, signorina. Salve. Mi aspetti qui, metto una firmetta anche per lei. Cioè, è un pezzo che non la vediamo. Anche il signor Roberto ultimamente viene poco. Sì, sta sempre in ufficio, ha tanto da fare. Ah, grazie. Va bene così, eh? Certo. Prego, da questa parte. Dopo di lei. Bravo, bel colpo. Benvenuto Silvestro. Buongiorno. Ma sono distrutto. Fatto 18 buche, Fortuso. E stanotte 4 con Maria. Ma che coniglietto che dici? Troia. Madonna. Che schifo. Roberto, lascia che ti spieghi. Ma cosa vuoi spiegare? È tutto così chiaro. No, aspetta. Roberto, Roberto, fratello di Maria, geloso, moralista, non approva stile di vita di Maria. Eh beh, italiano. Italiano, eh. Bravo Silvia, sei italiano, ristretto mentalità. Roberto, aspetta, non è come sembra. Ti seguo da una settimana, che tristezza. Entri e esci dai grandi alberghi, adesso mi sputa neanche qui nel mio circo. Ma no, recita un ruolo. Sì. Quello della mantenuta del mafioso russo. Sì, ma ho fatto un giuramento, non posso dirti perché. Te lo dico io perché. Perché io non ho più un centesimo e ti sei trovata subito un rimpiazzo. Ma no, tutto questo lo sto facendo anche per te. Grazie, non ti disturbare. Addio. Ma no, Roberto, aspetta! No, ma ti stai qua, dove vai? A raccontargli la verità, capisci che mi ha lasciata? Ma sei pazza, vuoi far saltare tutto così? Basta, ho fatto male ad accettare. Per colpa vostra ho rovinato una bellissima storia d'amore. A parte che appena il tipo gli porta a casa i soldi del colpo ti perdona di sicuro. Dai, non fare così, signorina Maria Rossi. Tranquilla. Scusatemi. Vieni Maria, vieni. Allora si è calmato tuo fratello. Mio fratello? Fratello Roberto Geloso. Ah, già, mio fratello. Sì, più o meno. Tutto tranquillo. Stavo dicendo, dottor Silvestro, che ho dato ordine mia banca di Cayman di trasferire 50 milioni di euro sul tuo conto. E tutto questo grazie a lei. Ma non è contenta? Ah sì, contenta, contentissima. Lei contenta, prosit! Nicola, sono Fabio. Che sta facendo tuo suocero? La banca chiude fra un'ora, l'accredito non è ancora arrivato. Come non è ancora arrivato? Vabbè, lo chiamo e ti richiamo, va? Camisetta, mio suocero. Senti, Walter, mi dispiace se non sono tu, ma è finito il credito. Faccio una chiamata a mio suocero. Pronto? Uè, ciao, Nicola. Il trasferimento? No, ancora non l'ho fatto. E quando lo fai? Mai, perché i soldi non ci sono più. Ma che te li hanno fregati? In un certo senso sì. 17 volte di fila il nero. Qua ci deve essere qualche trucco. No, se li hai giocati al casino. Ma tutti se li hai giocati? Tutti. Anzi, mandatemi un accredito perché io devo pagare l'albergo. Sto pirla, anche quelli dell'albergo si è giocato. Papà, lo capisci che hai combinato? Tutta colpa della festa delle banche. Ma che cosa deve fare un povero uomo con i soldi in mano in un'isola che pullola di casinò? Andare a prendere pirla! Erano soldi miei che devo restituire, che vi ho dato per farvi arricchire. Con quale diritto tuo suocero se li è giocati al casinò? Ah, Fabio, ti prego, non infierire, eh? Più che altro mi dispiace per te. Hai anche fatto l'ipoteca sulla casa. Non è un bambino, te ne ho quasi 60 anni. Aspetta,
Papà, che c'è ancora? Avevo un'ultima monetina, l'ho infilata in una slot. E senti, senti che musica! Ho fatto jackpot! $12,000 pure i soldi dell'albergo! Tanto sei grande! Ha recuperato tutto! Oh, stammi a sentire, tu adesso vai subito in banca a fare l'accredito, ok? Quale banca? Qua siamo in chiusura, non se ne fa niente per oggi. Li mandiamo a domani. Ma tu sei pazzo se gli lasciamo i soldi in mano, questo! Da qui a domani mattina se li gioca tutti! Ma ne fotto niente! Banca chiude fra 10 minuti, se fa il versamento adesso, chi rimane al computer per cambiare la cifra? Tu! Ti fai chiudere dentro, no? Domani, a domani. Pronto? Senti, visto che stasera hai invitato i Galbusera. Ma chi è? Ma come chi è? Sono Emma, no? I Galbusera. Ma chi sono? Ma come chi... Ma ti sei dimenticato, lo sapevo. Vabbè, comunque non importa. Senti, passa dal vinaio a prendere magari 2 bottiglie di rosso, eh? Cosa dici? Non spendere tanto, perché tanto quei Galbusera non ne vale la pena. Hai sentito? Emma, io dal vinaio non ci vado, perché a casa non ci torno. Né stanotte, né per cena, né mai. Mettiti a sedere. L'ho già fatto. Perché, scusa? Cioè, non ho capito. Perché? Ma perché è un'altra donna? Ma che un'altra, pur volendo non ho il tempo. Che stanotte devo fare una cosa importantissima e difficilissima. Ma cosa? Ti dimostrerò che non sono quell'inetto che pensi tu. La nostra vita dopo stanotte cambierà da così a così. Mi spiace che non puoi vedere il gesto della mia mano, ma poi capirai. Per favore non mi richiamare, adesso riattacco. Non posso distrarmi. Passo e chiudo. Scusa, ma i Galbusera? Ma chi se ne fotte le Galbusera? Giacomino, alzati, andiamo a comprare il vino. I compiti? Ma chi se ne fotte dei compiti? Do you want to give a code name to your new banking account, please? Certamente, giovanotto, il codice è Jackpot, scriva. Jackpot, ok. Ok, devo firmare? Molto bene, giovanotto. Adesso io devo fare una operazione. Now I like to make in a transaction. Devo trasferire ai Chatham 5.000 euro. 5.000 euro a Milano Bank, in una banca di Milano. Ok? And to who exactly you want to transfer that money to? Detta venta, scriva. On Miss Maria Rossis Build, banca milanese. Scrivi, scrivi. Agenzia Tittin, agenzia 13, okay. Ombia vanno pronte. Grande Fabio! È un momento sì, mi è riuscito anche solitario. Sì, ma il difficile comincia adesso però, eh. Prego. Buongiorno. Dottore, buongiorno. Ah, buongiorno. Di Nardo? Sì. Ma che si fa crescere la barba? Ah, la barba. Ci riposare un giorno alla settimana. Ah, ecco. Allora la faccia riposare la domenica. Senz'altro. Buongiorno, Silvestro. Ingegner Rabinovic. Questo tuo regno, gatto Silvestro, eh? Ah, ma che sorpresa, a quest'ora, signorina Rossi. Direttore? Io ho grande urgenza di parlare con te. Allora, prego, venite nel mio ufficio. Tu fatta la barba, eh?
Questa mattina alle 7 chiamato me procuratore di grande campione Sfircingo. Finalmente lui pronto a chiudere business, capisci? Io adesso dare subito piccolo regalo procuratore. Lui convinto sceva a venire mia squadra Dinamo, Dinamo, Leo, Leo. Bene, bene. Allora appena arriva il trasferimento avrà subito a disposizione i soldi. Guardi che il trasferimento è già arrivato sul mio conto. Controlli l'accredito. Urca! È vero, eccoli qua, sono arrivati! 50 milioni di euro. Perfetto. Tu adesso prendi dal conto di Maria 2,5 milioni, che serve a me per fare piccolo regalo procuratore, da. 2,5 milioni di euro? Certo. Lui favorito me su altri grandi club concorrenti, capisci Silvestro? Sì, ma purtroppo bisogna aspettare qualche giorno. La valuta non è ancora disponibile. Monica, Maria, ma chi presenti me? Piccolo funzionario di niente, da! Dottor Silvestri, lei mi sta deludendo, ma lo sa con chi sta trattando? Ah, Maria, non perdere tempo con questo piccolo uomo. Chiudi conto e portiamo tutto d'altra parte, banca più importante, Banca Intesa. No, che Banca Intesa? Che Banca Intesa? Parliamone un attimo. Non c'è niente di parlare, Silvestro. O tu dai i soldi miei oggi oppure... Intesa. Intesi? Da, e a te niente. Va bene. Venite alla sede centrale a mezzogiorno. A costo di garantire io, i soldi ci saranno. Sbrigatevi, sta macchina costa 100 euro all'ora. E piantala, ma capiti che stiamo per guadagnare 500.000 euro a testa? La vedi questa? Poca esca alla mano a cazzo dritta, lei qua. Monica, mi raccomando. Fabio, ma che ci fai? Qui sei pazzo? Troppa emozione, non ce l'ho fatta a resistere. Tutto a posto. Tutto a posto. Ma che combinato? Che è? Che devi sangrare? Col bacco. Col bacco? Viste un vaso Astrakhan sotto in coppa. Che viste col bacco turco napolitano. Non parlare napoletano. Che parla napoletano? Senti l'inflessione. Ma quale inflessione? Ma va a piacere pure tu. Dialetto. Ma quello dialetto. Ci mancano solo i fiori. I fiori. Piantatela e tu nasconditi che se ci vedono insieme capiscono tutto. Andiamo. Yam. Sei russo? Sono russo. Yam, ragazzi italiani. Yam, capitazzo. Secondo me ci arresta. Anche secondo me. Ecco i suoi 2,5 milioni di euro, ingegner Rabinovic. Per lei abbiamo fatto dei grossi strappi alle regole bancarie. Io ringrazio te, presidente, ma avevo grande urgenza di questo poco, un goccio di liquido. Capisco, per lei è poco, ma se il dottor Silvestro non avesse garantito sull'importanza della sua persona, avremmo avuto difficoltà ad anticipare una somma tanto rilevante. Silvestro, grande conoscitore di uomini. Lui capisce al volo chi vale e chi non vale. E lui vale tanto. Io sicuro che Silvestro farà grande carriera in questa banca. Non c'è dubbio. Grazie, presidente, troppo buono. E allora tutto viene quel che finisce e viene, come dice antico proverbio ambuosco vita. Veramente si dice anche qui da noi. Ingegnere, prima noi dobbiamo avere qualcosa in cambio. Che cosa? L'assegno per incassare i contanti. Già, assegno. Maria, fai assegno. I soldi sono sul tuo conto, no? Sì. Adesso tu subito, Maria. Mi tremo un po' la mano. Non capita tutti i giorni staccare assegni così. Di solito sono io che glieli stacco. Con molti zeri in meno, però. Donne mai contente. Gelai udaci va segno di lo. No, non fumo, non... Gelai udaci va segno di lo. Ha smesso di fumare da poco. No, ho detto buona fortuna per il suo affare in russo. Mia moglie russa, io mastico un po' la sua lingua. Ma strana pronuncia, non... Di dov'è sua moglie? Odessa.
Ah, Odessa, e perciò non capisco. Dialetto di Odessa per noi di Moscova è come per napoletano sentire dialetto bergamasco. Niente, capire, niente. O segui la sua signora di Odessa. Sarà fatto. Arrivederci, Silvestro. Ingegnere. Grazie. Salute, signore. Fai un dinner. Signore. Iamo, iamo un cenno. Dimmi solo sì o no. Sì. È fatta. Oh, mia bella Madonnina. Fermi tutti! Siete in arresto. Tutti e quattro. Anche lei, venga. Lei. Anch'io. Lei, scenda. Dove andiamo? Non si preoccupi. Questa la prendo io. Forza, signora. Mi lasci. Dai, Rocco Turco, gliel'ho detto. Dai. Non c'è posto. Se vuole vengo con la mia macchina. Vieni con la nostra, forza. Mi avvia a piedi? Zitto. Grazie. Aspettate qui. Me lo sentivo che sarebbe andata male. Per colpa di questa maledetta truppa prima ho perso il mio fidanzato e ora finisco anche in galera. Sta andando tutto così bene, ma come hanno fatto a beccarci? Ancora non ho capito. Una soffiata, di sicuro. Sì, ma di chi? Del tuo fidanzato, per ripicca. Senti, ho dato la mia parola che non avrei parlato con nessuno e non l'ho fatto neanche col mio fidanzato. Oh, nemmeno io ho parlato, E perché io? Piuttosto non sarà stato quel rincoglionito del tuo suocero che si è venduto alla soffiata per giocare alla roulette. Oh, calma, Sull'incoglionimento posso anche concordare con voi. Ma sull'onore non si discute. Mio suocero è una persona tutto di un pezzo, chiaro? Bisogna vedere che tipo di pezzo. Comunque io un'idea me la son fatta. Sentiamola, quale? Che tu e Nicola come russi facevate schifo e quelli della banca se ne sono accorti. A te invece come zoccola chissà perché ti hanno creduto tutti, vero? E imbecille. Zitti. Allora, tuo suocero non è stato, il suo coso fidanzato non è stato, noi non abbiamo parlato, ma chi ha parlato? Lionello! Chi? Quel cornuto del chirurgo. No, ma perché avrebbe dovuto parlare Lionello? Non lo sapevate che esistono i bastardi pentiti? Ah. Voi che ci fate qui? Ci hanno detto di aspettare qua. Dovete rinnovare i passaporti? Io no, non so loro. No. State tutti assieme? Siamo qua per una truffa. Ah, ma allora dovete andare al secondo piano. Ufficio denunce. Questo è l'ufficio passaporti. Ah, sì, al secondo piano c'è l'ufficio denunce. Ci siamo stati un mese fa. Sbadate. Quindi se vi volete accomodare fuori, perché sì. Io qui devo chiudere. Senz'altro. Accomodatevi. Allora possiamo uscire? Guardi, fosse per me io la terrei anche per tutta la notte. Purtroppo non è possibile. Certo. A questo punto io andrei. Sì? L'ha detto lei? Certo. Ma scusi, ma anch'io lo posso? Sì. Andiamo proprio. Andiamo, andiamo. Sennò chiude l'ufficio da luce. Secondo piano. Andiamo, grazie, arrivederci. Ma come mai ci lasciano andare? Non l'avete capito ancora? I poliziotti che ci hanno portato qua non erano poliziotti veri. Sul serio? Certo. Ci hanno parcheggiati nella sala d'attesa dell'ufficio passaporti. Non ci hanno preso le generalità, non ci hanno preso i documenti. Ci hanno preso la valigetta. Quindi ci hanno bidonato. Andiamo al secondo piano a denunciarli. Sì, dove denunciamo? Che ci hanno rubato i soldi che abbiamo rubato. Ma si scema. Torniamo tutti a casa, va? Poteva andare peggio. È pazzesco, è assurdo farsi fregare come dei pivellini da due poliziotti falsi. Secondo me erano veri falsi, come i quadri che vende lei. Sì. Credibilissimi, la macchina regolare, l'uniforme regolare, c'avevano pure la sirena sopra al tetto.
A un certo punto hanno salutato due colleghi nel cortile e quelli cordialmente hanno pure risposto. Ma erano complici pure loro, no? Pure loro. Ma che cosa ci vuole fare il poliziotto? Uno va in sartoria, si affitta una divisa, poi dà una pittata d'azzurro alla macchina, due baffettini alla meridionale, è ciò che è fatto. Ma posso credere, qualcuno ha parlato sicuramente, c'è stato qualche soffiata, ma chi ha parlato? Chi? Ma che ne so io, mica faccio il veggente, faccio il truffatore. Io e i suoi soci nemmeno li conosco. E neanche io li conoscevo, che posso fare? Ho sbagliato ad arruolarli. Come generale non valgo niente, mea culpa, ho sbagliato, le restituisco i 30.000 euro, però a rate. 100 euro al mese fanno bene? Ma che cosa me ne frega a me dei soldi? No, non è una questione di denaro, lo capisce? Quelli mi hanno ferito nel mio orgoglio, nel mio narcisismo, capisce? Non capisco, ma sono solidale, che posso fare? È come un ladro che va a rubare a casa di un ladro, un truffatore truffato, è assurdo, una vergogna. Abbiamo fatto il possibile, ma non è stata colpa nostra. Chi sarà questo? Questo è il controllo. Ma da voto, sembra quanto sono io. Mi nascondo sotto al tavolo. Ma quale sotto il tavolo? Fuori di qui, fuori, fuori. Non mi faccio vivo io per la restituzione dei soldi. La verità è che gli onesti sono condannati a rimanere onesti per tutta la vita. Perché per fare i disonesti ci vuole fantasia e vocazione. E quella o ce l'hai o non ce l'hai. In una tenga, che posso fare? E certo, è come chiedere a una talpa di fare la tigre. Lei ha detto che sono una talpa, mia madre mi chiamava Topino. Ma vaffanculo, ma vaffanculo. Tutto sorcio. Quasi Astrakhan. Ecco qua, il 10% a te, il 10% a te e l'80% a me. Siete stati bravissimi, ve li siete meritati. Ma che fate, non li prendete? Sono soldi vostri. Dai. Dottore, si mettono i nostri panni. Siamo due poliziotti, guadagniamo 1.300 euro al mese. Cosa raccontiamo alle nostre mogli se stasera ci vedono arrivare con più di mezzo milione di euro in tasca? Che abbiamo preso 50 anni di stipendi anticipati. Non possiamo manco metterli in banca, ci beccherebbero subito. Per questo è vero. Sono soldi che scottano. E dovresti trovare un posto dove nasconderli. Sotto il materasso? Ma quale materasso? Ancora col materasso. Il mondo è cambiato, si è evoluto. Ci sono posti ben più sicuri dove nascondere i soldi. I paradisi fiscali. Dove nessuno ti chiede niente. Ah sì? E come si fa? Come si fa? Se volete me ne occupo io. Se vi fidate di me, naturalmente. Ci fidiamo. Tanto se provo a fotterci si ricordi che siamo due poliziotti. Non si scherza con la polizia. National Cayman Bank. Ok, mister. Ok. May I help you? Yes, I'd like to open an account. Big account. Sure, follow me. Sir, this gentleman needs your help. Okay, bye-bye now. Good morning, sir. Good morning. Sit down, please, sir.
Figa? Oh, thank you very much. Havana. Excellent. A life savings. Okay. Only 20 minutes. Thank you. When you win, come back. Non siamo a dire niente, come back. Meglio che ceniamo. Fresco, sì? A lei l'onore. Gelata. Vabbè, viene meglio. Tosti, viene meglio. Certo. Complimenti. Posso brindare insieme a voi? La più grande soddisfazione per un maestro è essere superato dai propri allievi. Siete stati veramente bravi. Bravissimi. Bravo. Grazie. Avevo dimenticato i miei occhiali nel suo ufficio, caro direttore. Ma quando sono tornato, non c'era più la banca. C'era solo un internet caffè. Vabbè, l'importante è che li ha ritrovati gli occhiali, no? Li ho ritrovato anche questi. Il fumo fa male. Però è un bellissimo albergo. 5 stelle. Complimenti. Mi dispiace, signor Gastone, ma quei soldi erano i nostri. No, il 10% era mio. 10%? Come 10%? Come? Tu a noi avevi detto il 20%. Ma chi? Tu hai detto il 20% a noi. È vero, me lo ricordo benissimo, hai detto il 20. Ma che ci volevi fregare a noi? Avevi detto proprio così. Ma che esagerazione, 10% in più, non c'è niente di male, lo restituisco, va bene? Non lo voglio il suo 10%. Hai visto? Non lo vuole. Preferisco investirlo su di voi il 10%. Possiamo fare molti più soldi insieme. Che vuol dire? Che possiamo continuare ad essere soci. No, mi spiace, signor Gastone, qua già c'è andata liscio una volta, una tanto, per noi va bene così. Peccato. Eh? No, peccato. Perché qui siamo proprio sull'isola del tesoro. Guarda, ci abbiamo anche gamba di legno. È una bellissima venerdì. Dovete sapere che i più grandi ladroni del mondo hanno seppellito il loro tesoro proprio qui. Proprio qua, qua. Buon per loro, ma noi siamo persone oneste, non ladri professionisti. Persone oneste, lo so benissimo. Infatti sto proponendo di rubare dei ladri ricchissimi per ridistribuire a dei poveri onesti come noi. Come dei moderni Robin Hood. Brava. Robin Hood, l'isola del tesoro, tutti classici. Ma a voi non interessa, quindi... Scusi, signor Gastone, mi perdone, ma lei ha un piano in mente? Sì, certo. Un colpo alla Ocean's 12. Ocean 12, mica male, io potrei fare George Clooney. George Clooney, ma fammo piacere, tu al massimo può fare Mario Merola. La parlate Brad Pitt. Cominciamo a fottere, eh? Oh, io mi prenoto per fare Julia Roberts. Sì, apriti woman di nuovo. Aspettatemi, io nel coppo, che faccio? Il ferro in porto per gole di ignoti. Che non si arrendono mai. In questo mondo di santi, il nostro cuore è rapito da 1000 profeti e da 4 cantanti. Noi stiamo bene tra noi,
e ci sposiamo le vergini. See me.